Ciao a tutti e benvenuti nella discussione di quello che è successo ad Amurant su Twitch. E ne parlo perché, come sapete, io in realtà sono sulla piattaforma di Twitch, anche se è da un po' che non sto effettivamente facendo live, ma nel futuro io vorrei ritornarci. E tutte queste cose che stanno succedendo, in realtà, mi stanno un po' scoraggiando dal farlo. E adesso vi spiego perché. Allora, innanzitutto parliamo del fatto. Cosa è successo? Perché hanno bannato IndieFox e Amurant? Allora, sostanzialmente sono state bannate perché facevano ASMR, ear leaking. Questo significa che prendevano il microfono e, tra virgolette, lo leccavano. E questo ovviamente è stato identificato da Twitch come un comportamento sessualmente esplicito, quindi che rasenta il porno sostanzialmente, e per questo sono state bannate. Ora, le questioni sono due. Innanzitutto bisogna vedere l'entità di questo ASMR ear leaking. Vi mando ovviamente in sovraimpressione, come si diceva quando c'era la TV, vi mando il filmato di quello che ha fatto Amurant. E ragazzi, sinceramente a me pare molto molto evidente che quello che stava facendo era imitazione di sesso orale, cioè, ma proprio palese palese. E oltretutto, cioè, a me non sembra un video sexy, vi dico la verità, cioè, e questa è una mia opinione su chi sta guardando quel tipo di video e su chi quindi trae una sorta di piacere sessuale, insomma, dal guardare quel contenuto lì. Cioè, c'ha una maschera da cavallo, è più ridicola che altro, secondo me, però va bene, questo è una considerazione a parte e fa parte della mia opinione, ovviamente. Quindi, questa faceva questa roba qua, che è ovviamente un'imitazione di sesso orale. Oltretutto stava anche insomma piegata sul letto, anche lì la posizione era veramente quella del doggy style praticamente. Insomma, dobbiamo dire di più, è evidente che quello era un'imitazione di un porno sostanzialmente, ok? Quindi questo è quello che è successo. Adesso bisogna capire due robe, ovvero di chi è la colpa di questi ban, cioè erano i content creator che non sapevano che Twitch avrebbe bannato, era Twitch che non doveva bannare, cos'è successo, e poi voglio anche spiegarvi cosa dà fastidio a me di tutta questa questione. Allora, iniziamo con l'identificare le colpe, tra virgolette. Allora, le colpe secondo me sono duplici. La prima colpa è della piattaforma di Twitch, perché ultimamente con l'aver consentito la hot tub meta non essere stata chiarissima sulle possibilità della piattaforma e su cosa è consentito e cosa no, ha dato il là alla sperimentazione da parte dei content creator. Se prima Amurant e content creator simili stavano semplicemente in vasca, diciamo, in abbigliamento succinto oppure in costume, e questo non era chiaro se fosse un comportamento consentito, adesso che mi consenti quello, io provo a spingere l'asticella un po' più là e quindi vado a fare robe di questo tipo. Quindi secondo me una parte della colpa è di Twitch, che ha creato le hot tub meta e ha sostanzialmente detto che erano un tipo di contenuto accettabile per la piattaforma. Poi vi dirò perché secondo me questa è una cazzata gigante. Seconda parte della colpa delle streamer, delle content creator che sono state bannate, perché in passato era già successo che qualcuno fosse bannato per ear leaking, ed era sempre una ragazza streamer che è stata bannata poi per 6 mesi, mi pare, o 4 mesi, quindi insomma era già successo, perciò anche se sì, adesso c'è l'hot tub meta, questo non significa che puoi spingerti fino a quel punto. Perciò la colpa secondo me è da dividere abbastanza equamente fra Twitch e i content creator, anche se insomma le content creator dovevano sapere che sarebbero andate incontro ad un ennesimo ban. Amurant mi pare che è al quinto e quell'altra IndieFox al quarto, quindi insomma potevate aspettarvelo. E ora, cos'è che a me non piace? Cioè, cos'è che questa situazione che insomma mi dà fastidio di questa situazione? Allora, Twitch non è una piattaforma porno, una piattaforma che dovrebbe mostrare contenuti sessuali.
E non lo dico da un punto di vista moralistico, ma perché Twitch è nata con il gaming. Io non dico che debba rimanere sempre per forza una piattaforma da gaming, magari ci sarà più just chatting, come è successo poi spontaneamente nella piattaforma, in maniera organica negli ultimi anni, no? Si è visto comunque una grande crescita del numero di spettatori di just chatting in confronto a quelli che guardavano invece videogiochi. Però ci sta, è una cosa comunque secondo me utile per chi sta a casa, non esce, ha difficoltà a relazionarsi, quindi ci sta che esista il just chatting. Non ci sta che tu legalizzi, tra virgolette, sulla piattaforma la hot tub meta, cioè gente svestita che è palesemente lì per servire un pubblico che in realtà dovrebbe stare su Pornhub in quel momento. Mi sbaglio? Io non credo di sbagliarmi. Comunque, questa è una roba che a me dà fastidio. Io vorrei che Twitch tornasse, facesse 2-3 passi indietro e tornasse ad essere una piattaforma che propone gaming, che propone anche svago di altro tipo, ma che non si avvicina a contenuti sessuali, perché per quella roba lì ci sono altre piattaforme. C'è, come diceva qualcuno, OnlyFans, c'è Pornhub, ci sono un botto di piattaforme che ti consentono di fare quel tipo di contenuti e per quel tipo di pubblico. Qui il pubblico è misto e non tutti vogliono vedere quella roba. E quindi secondo me non dovrebbe essere messa lì. Inoltre c'è anche la questione dell'età, cioè Twitch è una piattaforma da 13 anni in su. Se cominci a consentire questo tipo di contenuti, c'è un problema, nel senso che un ragazzino di 13 anni secondo me non dovrebbe essere esposto ad una roba del genere. E poi è vero che il ragazzino di 13 anni va su Pornhub, ok, però se tu sei una piattaforma che dice da 13 in su non devi mostrare contenuti di questo tipo, oppure che ne so, li mostri ma ci metti un vietato ai minori di 18 anni, ci metti un accorgimento, un disclaimer prima. Ad ogni modo, per quello che ho detto prima, secondo me questo tipo di contenuti non ci sta nella piattaforma Twitch. E questa è una roba che mi dà fastidio, perché se io volessi tornare su Twitch, non voglio tornare su una piattaforma in cui la maggior parte della gente ormai guarda ragazze, insomma, mezze nude, che addirittura imitano atti sessuali. Ma dove stiamo? Ma cos'è? Ecco, queste sono cose che a me non piacciono proprio e veramente, se Twitch continua così, secondo me diventerà una specie di OnlyFans 2 e non ha senso. Twitch è nata ed è stata apprezzata perché era una piattaforma che proponeva della roba che si trovava solo lì. Ho capito che il porno vende e va bene che mi fai le hot tub meta, lo vuoi fare Twitch perché vuoi guadagnare qualche soldo? Lo capisco, ci passo sopra, ok. Bene però che Twitch abbia bannato queste due streamer, perché così ha messo una linea invalicabile, cioè ok, le hot tub meta che sono un po', insomma, un po' sessualmente cariche, ma non si può andare oltre, perché Twitch non deve essere una piattaforma di questo tipo. Anzi, secondo me, e ve lo ripeto un'altra volta, Twitch dovrebbe tornare sui propri passi e dovrebbe non consentire questo tipo di live streaming che semplicemente sono imitazione di pornografia e basta. Per quella roba ci sono altre piattaforme. Ok, questo è tutto quello che penso sulla questione. Io spero che il video vi abbia interessato, fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti, perché questo è ovviamente un hot topic che, insomma, va discusso, raga, va discusso, perché Twitch deve capire che non è il caso, che non è proprio il caso. Va bene, grazie a tutti, veramente, mettete like, condividete il video e ci vediamo come al solito alla prossima.